benvenute qui sul mio canale, ben trovate alle nuove iscritte. Allora, fine del mese di febbraio è già stato, quindi tocca fare i prodotti finiti. Cosa abbiamo finito in questo mese di febbraio? Perché oggi è primo marzo. È stato un anno bisestile, 29 giorni febbraio. Primo marzo nel mio paese si considera l'inizio di primavera, ma primavera qui comincia al 21, perché il 21 c'è l'equinozio, mi pare, non mi ricordo. E cambia forse anche l'ora, qualcosa del genere. Non mi ricordo mai, ragazzi, vi giuro, quando succedono queste cose. Invece a casa mia, 1° marzo e 8 marzo, si regalano il filo rosso col bianco. Vabbè, si regalano anche tipo un piccolo gioiellino, una spilletta da mettere col filo rosso e bianco sempre, perché è simbolo di portafortuna. Questo me l'ha portato una delle mie ragazze, che fa consulente in Faberlic. Lei è bulgara di origine ed è delle parti dell'est dell'Europa come me, e quindi ieri è venuta a casa mia e mi ha portato questo, che lo conservo con amore perché mi porta fortuna. Ma è il fatto che io quest'anno non sono riuscita ad andare al negozio rumeno, perché di solito compravo, ma perché le portavo sia mia sorella che mia cognata. Però siccome adesso siamo in questa situazione che viaggiare, andare là, su, giù è un po' difficile, quest'anno ho saltato, però vabbè, non c'è nessun problema. Cosa abbiamo finito nel mese di febbraio? Anche se il mese è stato no, più corto, no, perché di 2 giorni non è che cambia chissà, però io ne ho finito un bel po' di prodotti. Allora, partiamo dalla cosa per il gel doccia, che sapete che io queste le proprio bevo praticamente. Sembra così, ma è così, cioè ne uso in quantità industriale. Ho finito della linea Dove piacere avvolgente latte di cocco e petali di gelsomino, il bagno idratante, questo di 500 ml di prodotto. Lo trovate, prodotto da banco, buono, ottimo, buon profumo, piace un sacco. Cocco gelsomino, una cosa pelle vellutata, lascia un buon profumo per parecchie ore sulla pelle. Vi faccio vedere tutto quello che ho finito di doccia. Ho finito questo della linea Faberlic, del brand Faberlic, quello dove io lavoro, faccio consulente, sponsor, leader, come volete. Questo a Fleur de Provence e la linea, ma questo è stato con arance e fiori, non so di che cosa. Però ragazzi, è aroma di vaniglia, vaniglia e arance, una cosa. Cioè, guardate un po', ce l'ho ancora un pochino che è rimasto. Lascia una pelle morbida, mi piace il profumo proprio. Ora c'è un bagno, uno a lavanda e fiori di Immortal, che è la fine del mondo. A me piace la lavanda, sempre da questa linea Fleur de Provence di Faberlic. Uno con pionia e rosa, anche questo, guardate un po', mi è rimasto un po' di prodotto, guardate che consistenza che ha. Poi questo non è, ne parliamo, pera caramellata e panna, cioè proprio la mangi. Io ce l'ho anche il soufflé per il corpo, tipo la crema per il corpo. Questa, quando faccio la doccia con questo qua, mio marito mi dice: ma che caspita, ti sei messo il confetto sulla pelle, cioè praticamente ti lascia quell'odore del confetto. È molto molto buono, vi raccomando. Questi gel doccia costano poco nel catalogo, li trovate anche a prezzi scontati certe volte, e sono prodotti buoni. Invece questo è stato un bagno schiuma dalla linea invernale in edizione limitata, è stato proposto per periodo natalizio. Questo qua è stato balsamo al
profumo di pino, ragazze, questo mi ricorda, è fatto così, c'è il tappo verde, perché lo devo annusare, perdonatemi, infatti vedete c'è l'albero di Natale, sembra il, cioè, sapete, è brutto a dire andare a tagliare l'abete, a portarlo in casa, oppure quelli che li comprate, quelli dal vivaio, che li tenete in vaso, li addobbate e poi magari se non patiscono le piantate fuori. Ora si usa questa cosa qui, ma io quando c'ero ragazza da noi non si usava, si prendeva, non si teneva nel vaso, si metteva sul supporto, ma poi perdeva le aghi. Mi ricordo che a volte sui tappeti della mamma c'era sempre sta roba che dovevamo raccogliere. Però se voi portate quell'abete in casa, questo è quel profumo di abete. A me mi ricorda l'infanzia quando la mamma ci portava l'abete, quello dal vivaio, che lo tagliavano all'epoca e lo addobbava e odorava i primi 3-4 giorni, perché poi ti abituavi al profumo, ma odorava di abete. Cioè, peccato che ora non si trova nel catalogo, perché è stata un'edizione limitata natalizia. Poi ho finito della linea botanica, sempre di Faberlic, shampoo e balsamo per capelli colorati in combo. Questa è la linea base di piante, questa è stata con frutto di melograno e non so che altra pianta. Comunque questa linea è molto buona, botanica, è la linea tipo considerata 98% linea, ora non direi come si chiama, che non mi viene la parola, uffa, prodotti naturali bio, però comunque sono fatti a base di piante che sono molto buone. Poi restando in tema di pulizie di questo genere, ho finito un sapone per le mani della spuma di champagne, quello rigenerante con ametista e orchidea, molto buono. Poi la linea Quovis è una linea che lo trovate da Inns, dal supermercato, è un prodotto da Inns, da banco, un detergente intimo con estratti di calendula, delicato, idratante, formula lenitiva. Ragazzi, certe volte quando mi manca in casa, dimentico e vado a fare la spesa, che non ho tempo, che mi arrivano i miei prodotti, o andare, mi compro anche al volo, giusto per placare quell'uno o due settimane, finché non ti compri le altre cose, non ne vado una volta in saponeria per prendere, oppure ordinarmi, farmi un ordine. Vorrei provare adesso i detergenti intimi da Faberlic, a vedere come sono, non aspetto, cioè se mi serve lo vado a comprare. Ero a fa spesa, ho preso questo, però non l'ho trovato male, è stato buono. La stessa cosa, ho finito una lacca per capelli sempre dello stesso brand, una lacca con fissaggio forte, volume, forma e brillantezza naturale. Ora che sono in periodo allergico, le lacche, i profumi mi fanno starnutire, e questa quando lo do è omicidiale, cioè proprio mi ammazza di tutto. Poi un 3-in-1 cleansing foam, una schiuma per lavare il viso, perché ho detto 3-in-1 perché lava, pulisce, purifica, e dicono loro rimuovono il make up, io non rimuovo il make up con questa, probabilmente i residui. Era una schiuma, questa è della Lidl, della linea loro Skin Sensitive, quella per la pelle delicata, quella linea Sien, non si trova sempre, questi prodotti non li trovate sempre, io non capisco, vabbè, è andato, lasciamolo lì, mi deve cascare sempre, se non è cascato nel video per il canale rumeno, mi casca per il canale italiano e viceversa, succede sempre così. Questa da me è praticamente una tradizione. Allora,
stavo dicendo che la Lidl non le porta sempre, quindi io l'ho presi, ho preso anche il contorno che poi non mi ricordo che altro prodotto ho preso, però anche questi sono prodotti da placare quando mi manca qualcosa in casa. Ho provato della Faberlic lo struccante bifasico della linea Oxyology. Non posso dire che mi ha fatto impazzire, mi piace più, di più, ragazzi, vi giuro, quello di Lidl, e non l'ho più preso e adesso non ho più bifasico in casa di nessun tipo e colore. Sto aspettando il pacco che mi arrivi uno del nostro, ma a me non piace molto, è un po' blando, non brucia gli occhi, è molto delicato, ma quando io faccio i trucchi con dei colori un po' più strong, oppure quando utilizzo molto lo waterproof, cioè il trucco waterproof, specialmente come ben sapete che entro in un periodo allergico, mi lacrimano gli occhi, cose del genere, allora questo non strucca tanto, cioè nel senso che strucca ma devi strofinare. E invece con quello della Sien, anche se costa meno di questo qui, è ovvio, c'è anche differenza di prodotto, questo sono 150 a me, no, più o meno uguale. Mi sa che l'altro c'ha 125, ma questo è sui 3 euro, 4 euro qualcosa, invece l'altro è su 1 euro, qualcuno euro 29 mi pare. E l'altro metti il dischetto imbevuto, lo lasci un 2 secondi, quando hai tirato in giù ti porta già anche il waterproof, cioè il trucco waterproof quasi tre quarti, e con questo col baco non succede questa roba, ma comunque è un prodotto buono. La cosa bella è che non brucia gli occhi, perché ci sono certi che ti fanno bruciare gli occhi a prescindere che sono bifasici proprio per l'occhio, perché io col bifasico strucco solo l'occhio, oppure le labbra dalle tinte quelle a lunga durata. Ok. Sempre per rimanere in tema di lo strucco, adesso non mi era venuto in mente perché se lo capovolgevo tiravo fuori anche l'ultima rimanenza di prodotto, ma lo uso, non lo butto via perché lo metto in un vasetto, che è peccato. Ho finito finalmente un barattolo di 500 ml di prodotto di latte demacchiante, di latte struccante, ditelo come volete, con aloe vera della linea So Bioethic per tutti i tipi di pelle. Sapete che la So Bioethic è una linea molto buona, io mi sono trovata bene. L'ho presi su Ecoverde, credo, o Bio Boutique La Rosa Canina, non mi ricordo, so che l'avevo preso in offerta. Poi per i piedi io faccio lo scrub o l'esfoliazione dei piedi, proprio dalla pianta del piede, anche nell'inverno. Avevo in casa, ma ora c'ho di altri brand, sempre Davo, non mi ricordo, ma comunque ce l'ho sempre in casa questo genere di prodotto. Questo è un esfoliante scrub o gommage, come volete voi, per i piedi alla menta e aloe vera della brand Avon. Non lo so se il pack è ancora questo, ma trovate questo genere di prodotti dall'Avon. Io vi ho detto, ho qualche rimanenza in casa, smaltisco e poi non prendo più, perché tanto Avon è già un bel po' che non prendo i prodotti. Rimanendo in tema di piedi, ho finito una mousse per togliere la secchezza dei piedi, per idratare i piedi, sempre di Avon, della linea Futorx, questo qui, questo barattolo qui, molto buono questo prodotto, mi è piaciuto, una mousse molto buona per idratare i nostri piedi. Questo non so se mi ricordate, ma vi ricordate, ma ve l'ho fatto vedere in un haul, che avevo trovato tre detergenti per il viso a profumazioni diverse e a benefici diversi, diciamo, che le avevo trovate esposti dalla Lila Poix, un brand, probabilmente era per testare il mercato in Italia, questo è Spagnolo, e un detergente viso Alhambra, che
era un detergente idratante che idrata la pelle. Ne ho ancora un po' in bagno. Vi voglio dire che è ottimo. Se lo trovate, sono 250 ml di detersivo. Uno l'avevo finito in estate, non so se vi ricordate, ho avuto uno di colore blu, che era, non so, con l'effetto ghiaccio, con l'effetto fresco, che mi è piaciuto un sacco, mi lasciava proprio la pelle ghiacciata, ma d'estate fa piacere. Questo invece te la lascia fresca, pulita e molto liscia. Proprio si sente quella idratazione del prodotto e mi piace un sacco. Io se casco di nuovo da Lila Poi li vedo, me le piglio, perché le avevo prese anche in offerta 3 euro, 4 euro. Comunque sono 250 ml di prodotto, tre flaconi, perché erano tre di manca, che ne ho ancora uno e li ho finiti, perché il blu l'avevo finito, questo l'ho quasi finito e ce l'ho un altro. Erano in totale 750 ml di prodotto pulizia viso, cioè di pulire il viso, trattandosi di pulizia viso, nel senso che io metto su un po', ce l'ho qui perché dico che ne ho ancora un po' in bagno, perché io l'ho travasato, sapete la mia fissa con la pompetta, l'ho travasato in un vaso con pompetta. Lui è così, di questo sembra miele, ma io ne metto una pusciata o due sulla mia spazzola, sulla Clarisonic, e mi pulisco il viso la mattina quando mi alzo e alla sera, oppure anche magari a volte mi capita magari in giornata, se ho fatto lavori fuori in giardino, oppure sono uscita e mi sono struccata, ho avuto un, come tipo stasera, ad esempio, dopo che mi strucco mi lavo il viso con il Clarisonic, cioè, e ovviamente uso il detergente per pulizia, e quindi questo ovvio che va, perché usandolo 2 o 3 volte alla giornata, oppure a volte non è che uso spesso il Clarisonic per 3 volte. Il Clarisonic magari lo uso la mattina e la sera, oppure solo la mattina, oppure solo la sera, dipende, ma magari in giornata mi lavo il viso e uso il detergente. Quindi detergente per il viso, per pulire il viso, a prescindere funziona, e così e si finisce più in fretta. Quindi questo è un ottimo prodotto, ve la raccomando ragazzi, se andate. Poi sapete che da me avete visto già questo brand Cosmia. Io ho finito una crema anti rughe con collagene, la linea 40 più. Sapete che ho superato ormai da 3 anni, questo è il terzo anno, quindi sono a 43 anni. Questo è per la notte, di giorno non l'ho comprata perché io le creme giorno ne ho di più in casa che creme notte, non so come mai mi succede sempre così, che in teoria dovrebbe essere a rovescio, finire più in fretta le creme giorno che le creme notte, perché la crema notte lo metti solo alla sera, la crema giorno lo puoi mettere più volte in giornata, ma non so perché a me succede che finisco prima queste. In teoria una crema notte a me basta veramente un mese, 30 32 giorni, 31, ma non supero, non arrivo più lontano di così. Rimanendo in tema skin, ho finito dalla Nonique questo crema per il contorno occhi, sempre antirughe. Sapete che la Nonique io le compro sul sito Ecoverde, Biotica Rosa Canina. Questo mi pare che l'avevo preso da Ecoverde. A me piace questo brand, non è prima volta che lo uso, non ho visto quei gran cambiamenti, però comunque non sono andata neanche più avanti con le rughe, ma neanche che me le ha tolte, cioè me le ha attenuate, ma non è che me le ha tolte, perché ragazze, che volete, l'età è questa, le rughe puoi mettere miliardi di prodotti, prima o poi arrivano, non è che se non ti fai il lifting e le altre cose, ma non le voglio quelle cose lì. Comunque ve la raccomando, buona. Poi, quando vado in viaggio, voi sapete che io un giorno o due, se mi succede che vado da mio fratello o da mia sorella e mi fermo tipo un giorno o due, mi porto i sample, i campioncini per la mia skin, perché così evito di portare le mie cose.
Oppure a volte prendo anche roba giusto per testare, perché altrimenti io i campioncini non avrei mai la possibilità di testarli, perché è raro che vado a prendere dove c'ho tutti i taster e tutti i sample al cassetto. Piuttosto vado in bagno dove tengo la mia roba per la skin e uso quella. Ma quando sono in viaggio preferisco a portare con me i campioncini e mi tengo ovvio quello che ho usato, perché così mi ricordo, mi segno su l'agenda se un prodotto mi ha proprio colpito e mi è piaciuto molto la sua efficacia, e quindi magari me lo posso anche acquistare. Della linea Anthos ho provato un latte detergente con olio di nocciolo di albicocca, estratti di camomilla e calendola. Sì, mi è piaciuto, non l'ho trovato male, ma ne posso fare anche a meno a non prendere, perché ce l'ho trovate anche altri più buoni. E poi ho usato questa crema per il viso, Bright Sublime da giorno, con effetto luminoso della Oriflame, con protezione solare 20. Io di questi ne ho in casa. Sì, ne ho in casa. Guardavo se ho detto bene Oriflame e Linian Wage, perché quando ho fatto la consulente mi sono rimasti parecchi campioncini, cose, ma le tengo perché così mi aiutano quando devo andare in viaggio, li porto e le uso, ragazzi, non è che le butto via. Ho finito sempre dalla Oriflame una crema per le mani che si chiamava Mystic Spal, molto buona, delicata direi, non troppo idratante, ma molto buona, nel senso che profumata, lascia le mani morbide. Se le avete troppo screpolate, non è che dà quella idratazione intensa, non è una crema, è una crema giusto per quando tu ti sei lavato le mani, quel sapone che ti ha seccato leggermente, te la metti e ti disseta proprio la pelle secca, ma non è che dà quella idratazione più a lungo. Una cosa del genere ce l'ho questa, perché che l'ho finita, ma vi giuro che questa qua ho venduto a dicembre, quando c'era il periodo più freddo, ma anche perché è uscita nelle prossimità delle feste. Sempre dalla Faberlic, della linea Zima, una crema concentrata per le mani con tre oli, con un complesso di tre oli essenziali, tutto quanto, è fatta apposta per il periodo freddo, ma anche per chi sta fuori col vento, col gelo magari, l'aria, lì si secca le mani più forte. Questa idrata in profondità, questa sì, questa proprio crea una specie di guanto, barriera, che non ti permette di non so se avete presente la, non mi ricordo qual era, c'era un brand che faceva delle creme così forti. Io a dicembre ne ho vendute tantissime, ma proprio di questa linea ho venduto parecchie creme viso, perché le signore mi compravano. Io quando compro una crema viso, compro in base alla tipologia del mio viso. A cosa mi serve? Perché se prendo quella da giorno, vabbè, idrata cose, ma per me interessa quella da giorno che abbia un fattore di protezione solare, più che altro che vivo in una città e quindi mi serve, ma ovunque tu sei, anche in campagna, ti serve una crema da giorno con protezione solare, un 15, un 20, 25, al limite deve avere. Invece quella da notte è una crema da notte e guardo anche lì se idrata, è antirughe, buche, ne so, oppure se è adatta alla mia età. Ovviamente non metterei una crema notte per la fascia età 20-30 oppure 30-35, ovvio andrò su dai 40. Ecco, queste creme da questa linea era una crema viso per tutta la giornata, per protezione, ma non aveva un fattore di protezione, ma proteggeva dal freddo. Ho avuto una vicina che mi ha comprate 5. Io ho detto: ma che caspita, se ne metto, mi piace così tanto, perché dal raffreddore, ora vedi, mi ha dato un'idea, vedete, perché sono secca anche io in questa zona parecchio da quanto mi sono soffiata sti giorni il naso per colpa delle allergie e raffreddore, e non mi è venuta in mente a cercare se ne ho nella scatola dei prodotti qualche crema della Zima, vedete.
testa. E la mia vicina era fatto che ha avuto l'influenza, sia lei che sua mamma, mi ha detto, Cri, io me la prendo, me ne prendo, perché tanto erano 50 ml di prodotto, se te lo dai più spesso in giornata dal mattino, magari le usava un 24 ore, è ovvio che finisce in fretta. Allora 5 me ne comprate. Comunque avevo anche un prezzo basso. Questa è molto buona. Poi mi sono soffermata troppo sulla crema Zima, però vi giuro è una buona crema. Ho finito non di tutto, la metà, tre quarti direi. Questo balsamo per le labbra, vedete c'è un po' ancora in fondo del barattolo, della Oriflame, della linea Love Nature, con gusto di melone. Non l'ho finito fino in fondo perché sta da un po' sul mio comò, ma quando arriva alla metà e devo infilare proprio dito e filare l'unghia, mi scoccia. Ho detto che non comprerò mai più questi genere di balsami perché sono buoni, ma con le dita non mi sembra troppo, con le unghie, cioè proprio con il dito, non mi sembra troppo igienico a prendere questa roba qui. Comunque non è un prodotto male, mi è piaciuto, però in teoria non voglio più comprare vasetti del genere. Ho finito che il tappo del sedere non c'è più, della Nissidina, Neo Nissidina Cosmetic, un stick trattamento labbra a base naturale. Questo qua io l'ho preso in farmacia, ma il coso di qua mi è caduto, non so dove è andato a finire. Un profumino della Alien Angel, poi un pacco di 8 patch contorno occhi alla perla, sono della linea Acti Mask, sono quei patch proprio illuminanti, sono perfezionanti, accelerano il rinnovo cellulare e illumina il contorno occhio, con polvere di perla, acido ialuronico e vitamina E. Io questi ragazzi li uso sia la sera quando mi sembra che ho l'occhio stanco, ma in genere quando mi devo truccare la mattina, se mi devo truccare ho l'occhio gonfio, specialmente mi ripeto miliardi di volte, ma sapete che quando sono con l'allergia agli occhi sono gonfi, posso mettere qualsiasi cosa. Invece questi mi salvano, questo genere di patch, perché ne ho anche altri tipi, mi salvano perché proprio mi sgonfia l'area dell'occhio, ma a parte questa mi crea quella luminosità e riesco anche a truccare l'area perioculare. Poi ho finito questa maschera antistress della HQ al salice bianco e biotimo, niente da dire, questi sono ottimi prodotti. Il pack è vecchio, mi riparto sempre. Un pacchetto di quadrotti della Risparmio Casa struccanti, sono quei dischetti struccanti a forma quadrata. Poi sapete che io non le uso per me, però mi pulisco le mani, cose dell'isoge che faccio, un pacchettino di salviette struccanti della Risparmio Casa, che tanto, visto che non devo usarle sul viso, non ha senso comprare roba costosa. Dopo non so quanti anni ho finito anche io il Ready Set Brow di Benefit in formato piccolo travel size, e quello gel trasparente che vi aiuta quando mettete la pomata di fissare le sopracciglia e uniformizzare la pomata. Mi è durato così tantissimo, con tutto che è un formato piccolino. Adesso uso uno di Essence, ma ho anche questo di Essence da tanto, cioè per quello che forse mi è durato, perché l'ho sempre alternato a volte con questo di Essence oppure con quello lì. Adesso uso questo che sembra zozzo perché non è più trasparente, perché mettendo sempre è venuto, e questo di Essence Lash and Brow, vabbè, fa anche lui lo stesso. Non comprerò più quello della Benefit perché costa un botto, cioè poi non ho più vicino alla Sephora, perché solo da Sephora io l'ho trovato. Poi dopo tanto, cioè queste qua finiscono, ma non così in fretta, ma il mese scorso io sinceramente mi sono truccata tantissimo.
Da quando faccio Fabelic faccio parecchie live e mi trucco spesso e per me la cipria anche più o meno costosa, tipo prodotto low cost, ma che funziona molto bene, e questa dalla Essence, la Brighten Up Banana Powder. Io, ragazzi, mi trovo benissimo. L'ho finita proprio, cioè, è così. Non dico che la Faberlic non ne ha, ne ha una cipria, ma non è per settare, ne ha più cipre, diciamo. Però, ragazzi, io vi dico la verità. Sì, lavoro, non posso dire, mi piacciono i prodotti, ma non posso ora rinunciare a cose che piacciono giusto per l'amor che devo prendere tutti i prodotti. Cioè, io ho prodotti anche più, un po' più. Ad esempio, questa per me è come una cipria quasi professionale. Io ho visto Mr. Daniel Makeup, il makeup artist di Nabla, che veramente lui usava questa, cioè. A volte, negli anni passati, adesso ovvio è cresciuto e collabora con molti brand, è conosciuto, ma io mi ricordo 7-8 anni fa, quando lui faceva i video su YouTube, adesso ne fa di meno. Lui usava anche i prodotti di Essence, cioè io mi ricordo che come prodotto per setting e per baking sotto gli occhi, per il baking lui usava questa, cioè vi giuro, io l'ho visto e l'ha presentata la Essence, la Matte Fizz, All About Matte, questa cipria compatta traslucida. L'ha sempre blamata e l'ha detto che è un prodotto economico ma molto valido, ed è vero, perché forse prendendo spunto lui poi ha creato la close-up, la sua immancabile powder in polvere libera. Ok, dai, abbiamo fatto pubblicità anche a Mr. Daniel Makeup, non mi paga per quello, non mi invia niente, magari mi inviasse qualcosa, ma ho tutta la sua linea Nabla, cioè partendo dai refill, occhi e palette, sapete che vado matta per queste cose. Ho finito questi due qua della Nivea, sia quello nuovo, questo in variante. Mi piace, questi ultimamente non si trovano, non so perché. Poi io mi faccio le unghie in gel semi permanente, vabbè, una miscuglio e non uso i vasetti, ma uso questo genere. Io uso molto questo brand, Michele Niles si chiama, e ho finito una base, un top con la vitamina C. Ho tantissimi smalti gel da questo brand, ve lo raccomando. Andate sul loro sito, perché Michele Niles dovete digitare, perché è molto buono e hanno dei prezzi ottimi. Se vi fate le unghie a casa, non al salone, perché io non vado al salone a fare. Ok, cotonette per le orecchie dalla Lidl, della Sien, mi piacciono queste scatole, hanno un bel pack, 300 pezzi, economico, costa sotto un euro qualcosa se no, ma non credo, quindi non serve andare a spendere una cifra esorbitante per le cotonette per le orecchie. Sapete che uso molto l'acqua di Avène Thermale. Ho finito questa in formato travel, questa non mi manca mai dalla borsa. A volte prendo anche quella di Jonzac, ma quella la devo ordinare online, invece questa vado in farmacia, lo trovo. Poi Dr. Canocas, un siero per il viso, quello con la contagocce. Voi sapete che il Dr. Canocas viene dal Paese Europa, dalla Estonia di preciso, vedete, era così. Non mi ha dato nessun problema questo siero, molto buono, mi ha lasciato la pelle sempre bella di velluto, ha fatto il suo. Ora io non mi ricordo a cosa serviva sinceramente, perché qua perché ho buttato via la scatola di cartone, sulla sua scatola purtroppo c'era scritto l'etichetta in italiano, perché qui non c'è nulla in italiano. Ma ve lo raccomando, questo brand. Io anche le creme viso le ho usate parecchio. Questo prodotto è a metà, l'ho usato la metà. Non lo so, io non mi piacciono questo genere di prodotti.
È un balsamo in mousse per i capelli sotto la doccia. Micellare purifica e nutre? No, perché a me mi ha praticamente ingrassato i capelli. Non lo so, non mi è piaciuto. Non, per quello che è a metà finito, non è di tutto, ma va via perché non mi ci trovo, ragazzi. Perciò, invece, rimanendo in tema di capelli, vi raccomando per la piastra, il phon e le spazzole rotanti, se vi fate spesso anche usate tipo la riccia capelli, cose del genere, questo spray della Farma Officina al cannabis, che è praticamente la chiamano siero termoprotettore capelli. Vi voglio dire che questo è ottimo. Ho preso anche della stessa linea anche una specie di latte, non so che cosa. No, mi piace anche quello, ma mi ingrassa più velocemente il capello. Questo invece no. Questo io lo spruzzo sui capelli umidi e poi procedo con l'acconciatura tipo phon, piastra e cose del genere. È ottimo. L'ho trovata a Tigotà, Lilapua, non so se ce l'ha Lilapua, ma a Tigotà. E dove l'ho trovato anche dalla Prodet, se avete questo genere di negozi, ma probabilmente lo trovate anche nelle altre parti. Io questi negozi ce l'ho vicino a casa. Dell'Oriflame ho terminato questa maschera purificante per il viso della linea Swedish Spa. L'Oriflame sapete che è stato un altro brand a quale io ho fatto la consulente, ma che lo conosco da quando ero ragazzina e quindi di questi prodotti mi sono sempre fidati. Ce l'ho ancora qualcosa in casa, devo finire smaltire come idem l'Avon, quindi l'ho finito. Ottimo prodotto. Come sapete che io ho scoperto le Montagne Jeunesse, le classiche maschere per il viso che tutto il mondo le conosceva, solo io no, perché me le ha fatte conoscere Pink Panda alla fine con i loro mystery bag, quelle bustine nere che se tu acquistavi un tot prodotti ti regalavano, e in tutte le loro mystery bag mi capitava il kit di maschere, perché qua dico kit perché sono due, questa è solo una, loro vengono due. Io ho finito quella la rosa moschita, ma c'era anche quella blu che non so se ce l'ho in bagno o ce l'ho qua, non mi ricordo. Sono le maschere purificanti, poi ci sono anche quelle a strappo, sono vari tipi di maschere, sono ottime. Questa sì, su Pink Panda le trovate tranquillamente. Poi una maschera buona per dire, per l'effetto che l'ha ottenuto la mia pelle dopo che l'ho utilizzata, antifatica. Si chiama maschera viso monouso defaticante in idrogel con estratto di tè verde, che contiene proprio le vere foglie di tè. Per un maggiore effetto rinfrescante si doveva conservare in frigorifero. È vero, non posso dire nulla sull'effetto della maschera. La maschera ha fatto il suo fin troppo, perché mi ha dato proprio quell'effetto e si vedevano proprio i pezzettini di foglie dentro. Io mi aspettavo che fosse di tipo salvietta, invece no, è di tipo idrogel, come è scritta, specie di gel. E non è stata una maschera per l'intero, è stata una maschera in due pezzi, cioè fino qua era un pezzo, cioè prendeva la fronte, occhi e questa parte col naso compreso, e dalle labbra e questa parte qui di mascelle un altro pezzo. È stato così faticoso da mettere questa maschera e di farla funzionare che l'effetto dopo ha avuto il suo, dico wow, perché ho detto porca miseria, anche se ho faticato, perché ho faticato, vi giuro, a metterla, perché non era così facile. Prima di tutto c'è troppo prodotto, era umida umida, ma poi l'idrogel sembra una pelle bagnata, ma anche fredda, no? Perché se la togli anche dal freddo, è un effetto così, cioè forse una di quella che ha paura tipo dei morti, di cose del genere, vi giuro sembrava la pelle di un morto, cioè che te la metti sul viso. E io maschere in idrogel non ho mai usate, perché forse questa è stata la prima volta che ho usato una maschera. È di Kiko questa maschera, io non so se ce l'hanno ancora, ma presumo di sì. Vedete che qua spiega come è fatta, la maschera è proprio divisa in due.
Io non mi aspettavo né un'altra energizzante al caffè, credo. Spero che non ci sia anche quella uguale, perché se è così, non lo so. Ormai l'esperienza me lo sono fatta con questa, perciò ho visto come va fatta e che senti, perché vi giuro, sembra che mi avrei messo un'altra pelle sul mio viso, perché proprio l'effetto è quello. Ma dopo che l'ho tolta, la pelle era pazzesca. A parte che mentre stavo a relax, perché io le maschere in tessuto, ma anche questa ad esempio, ma in genere tutte le maschere che li faccio, i trattamenti, sto in relax, magari sto sdraiata, ascolto un po' di musica, cose del genere. E mentre ero veramente questa qua proprio ti rilassava e ti rinfrescava. Stavo pensando, dico cavolo, perché non l'ho tenuta? Perché questa qua per l'estate, tolta dal frigo, quando fa un caldo, fa un piacere enorme a metterla sul viso e ha anche l'effetto, no, che lo tiene. Comunque, se ce l'ha ancora la Kiko, andate a vedere, prendetevele perché sono buone. Se non avete come me paura di quell'effetto, io veramente sì, la prenderò se la trovo perché mi piace. Però vendiamo anche noi maschere dalla Faberlic, ne ho tantissime adesso. Bisogna smaltire quello che ho. E per ultimo, ma non per importanza, perché questo è un profumo che io l'ho amato e credo che mi rimarrà impresso nella mente, perché non so se c'è ancora questa linea. È di Bulgari, che l'ho finito credo dopo 10 anni, vi giuro, ma non andrò più a comprarlo perché ormai non c'è più, però anche se c'è qualcosa di simile, no, perché quando tu ami un profumo che poi lo tolgono dalla produzione, non la trovi più, non è più uguale. E ma poi io non è che rimango attaccata da un profumo per un'eternità, cioè finisce, se lo becco lo compro, se no alleluia. Non mi ricordo dove lo comprai, ragazze. Sono 100 ml di Bulgari Rose Essentiel. Essentiel, Essentiel. Non so se ho pronunciato bene. Perdonate il mio francese, non è buono. Ma io muoio. Mi scoccia da morire, vi giuro. Non ha più un goccio proprio ce l'ha, che non posso toglierlo. Che devo buttare la boccetta perché non farò mica la collezione delle boccette dei profumi. Ma questo proprio per me è vita, cioè poi la rosa a me mi fa morire nei profumi, ma neanche nelle creme. La rosa in genere mi piace, la considero un fiore di classe, un fiore ricco, anche se la rosa in genere se la prendi non è che odora chissà, in genere la rosa selvatica odora di più che quella classica che lo vedete dappertutto, ma quando si tolgono le essenze dalle rose profumate, e si creano i cosmetici, si creano le creme, si creano i profumi, i balsami, le creme per il bagno, è una cosa pazzesca. I sali, non so se avete mai provato i petali di rosa e i sali alla rosa, sono una cosa pazzesca. Io adesso vasca non ne ho più, muoio. Sì, l'ho finito dopo tantissimi anni perché è un profumo, non è stato neanche acqua di toilette. Per non dire che io non finisco, ce l'ho in casa, ma sapete, a volte le tiene anche di bellezza o dice vabbè, mi do alle occasioni. Poi adesso è un periodo allergico, devo usare profumi proprio leggeri, che perché per mezz'ora starnutisco come una deficiente. E a breve vedrete nei finiti anche questo di Cavalli. Che anche questo non lo comprerò più. È Roberto Cavalli, quello fatto per l'anniversario. Vedete, neanche un goccio. Anche questo profumo, anche questo buono. Io me lo sono data oggi. Finirò anche questo e poi dirò alleluia. Fine ai prodotti, cioè ai profumi del pack, bello, ma anche del costo alto, perché ora a questi tempi andare a spendere 40, 50, 80, 100 € su un profumo è un po' tantino. Ok, direi di aver finito, vi lascio perché ho parlato fin troppo per un video di finiti. Ci vediamo alla prossima, non dimenticare dimenticati dimenticarvi, ecco.
parola giusta, perché ormai è mezzanotte passate, do i numeri, di iscrivervi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Facebook, avete tutto nel info personali, se no quando andrò ogni tanto vi lascio scritto, ma io voglio scrivere nelle barre delle descrizioni tutto riguardando il video. Mi sembra una cretinata certe volte, perché la maggior parte delle info le prendi qua se stai a guardare il video fino alla fine. Seguitemi su Instagram, metto stories anche lì, faccio tantissime live anche su Facebook, perché sono le live lavorative su il profilo collegate a quello che faccio. Seguite sulla pagina, una pagina anche su Facebook. Qui sono sempre presente sul canale, quando riesco posso, vi accontento. Se avete qualcosa da chiedermi, un video in particolare, un argomento che vogliamo discuterlo qui, lasciatemi in commenti, io vi leggo, vi rispondo. Vi ringrazio per l'attenzione, per un like se l'avete messo. Un bacione forte e ci vediamo come al solito sempre qui sul mio canale.